Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su PC Building Simulator perché vi voglio mostrare l'espansione eSports. È un DLC, è uscito da pochissimo, costa 11,99€ per la precisione. Nel momento in cui sto registrando il video costa 9,89€, scontato. Mi hanno mandato gli sviluppatori, che tra l'altro non mi avevano mai tenuto in considerazione in passato, mi hanno concesso questo onore di portarvi il DLC. Quindi andiamo nuovamente a esplorare il gioco. Intanto vedete il mio nonno sullo sfondo del PC come l'ultima volta. Vabbè, adesso ve lo vado a cambiare, così almeno la facciamo un po' meno personale, diciamo, questa configurazione. Allora, che cosa succede? Hanno introdotto alcune cose. Siamo in un nuovo una nuova location e abbiamo WhatsApp scritto così, League Up e Liked In, che sono delle cose storpiate, insomma. Che cosa succede qui? Praticamente stiamo lavorando, adesso vabbè, mi stanno rompendo le palle, c'è Gresh che mi sta scrivendo, il gioco ovviamente in inglese, comprensibile, almeno. Sono felice di sentirti, che sia tornato in piedi, è vero che hai perso la tua memoria, spero che tu non abbia dimenticato di ordinare le parti per il computer. Comunque ti dico che sul PC hai la shop app. Ricordati, ti ricordi chi siamo? I tuoi player favoriti nel mondo. In sintesi, che cosa succede? Io gli rispondo col 100, ok, mi risponde con la faccina sorridente, ok. Perché cosa succede? Noi qui lavoriamo per un team, al momento, almeno all'inizio, che gioca a questo altro gioco storpiato, Heart of Stone, e loro parteciperanno ai tornei e noi li seguiremo prima di tutto facendogli i computer e poi seguendoli come vanno online. A quel punto potremo ricevere magari offerte anche di altri team rivali che ci apprezzano, perché riceveremo dei like su LinkedIn. Noi lavoriamo per i Vandals al momento e praticamente, almeno sì, Vandals. Il dottore ha detto che hai avuto qualche problema nella tua memoria, fortunatamente non è nulla di troppo grave, ma comunque tu lavori per i Vandals, una compagnia eSports. Sono Tucker, il manager del nostro team di Heart of Stone. Tu sei il nostro star player, e se non vinceremo il torneo di mezzanotte, vabbè, sto scherzando, tu sei il supporto tecnico. Dobbiamo ovviamente completare il primo incarico, che è questo, cioè nulla si discosta da quello che era già PC Building Simulator. Dobbiamo upgradare a 16 GB di RAM, pulire la polvere, installare Can I Run e poi verificare che giri Heart of Stone e completarlo entro 4 giorni. Vado al PC, mi ha già riportato qui, vado a prendere il PC e lo andiamo a piazzare qui e iniziamo a lavorarci. Quindi rimuoviamo il pannello. Ovviamente questo è un gioco che si presta per chi magari vuole imparare a giocare, cioè a montare PC, scusatemi, oppure per chi magari lo fa già di lavoro un po' come me e vuole fare qualcosa che fa già tutto il resto della giornata. Allora, dobbiamo usare, allora vediamo se mi ricordo come funziona. Bisogna andare a prendere i tool. Bisogna prendere l'aria compressa e pulire completamente il computer dalla polvere e poi upgradare la RAM a 16 GB, come diceva il nostro amico. Vabbè, adesso qua abbiamo pulito ben bene il computer, o meglio quasi. Mamma mia, che strazio pulire tutto così. Poi io vi dico onestamente, pulire il PC, stargli dietro, mantenerlo, insomma, mi piace. Però non è una cosa per tutti, probabilmente. Allora, hanno le G-Skill RPOS 8 giga, quindi dobbiamo metterne altri 3 banchi. No, un altro banco, scusate, 16. Ok, quindi a questo punto andiamo nello shop
e andiamo su RAM e andiamo a cercare le G skill riposa. Erano 3.002 GHz, perché dovete sapere che la RAM ha una sua memoria, è una sua frequenza di memoria che ne determina un po' la velocità. G.skill, ok, questa qua, aggiungi al carrello. Andiamo al carrello, lo ordiniamo e qua anche qui si poteva ordinare, no, arriverà domani. Ok, abbiamo ordinato quello. Poi dobbiamo installare l'applicazione e vedere che sia tutto ok. Allora, vedete, ci sono sempre le tre postazioni. Questo è il nostro magazzino con tutte le cose che abbiamo all'interno. E alla fine, questo vabbè, lo storage non cambia più di tanto, se non il fatto che quando avremo aiutato la nostra squadra, la vedremo all'opera negli eSports, quindi gli sport online. E poi magari verremo contattati dalla concorrenza, lasceremo questo team, ne supporteremo un altro, magari questo team vincerà qualche torneo importante, aumenterà il budget, insomma, e si andrà ad acquistare altra roba, si faranno delle cose sempre più belle. Allora, mi stanno scrivendo su WhatsApp, cacchio vuoi? Sì, vabbè. Hey, ti ho mandato un'email a proposito di un piccolo lavoro secondario. Sarebbe davvero grande se tu potessi controllarlo. Hai tempo? Questo mi capita spesso. Scusa per averti mandato una mail e un messaggio a proposito di questo. Sembra il milanese imbruttito. L'hai letta la mail? sono preoccupato che potresti non vederla altrimenti. Tieni sempre d'occhio la tua casella di posta. Lì potrai trovare del lavoro extra. Ti pagherò per il lavoro, certamente, insomma, ok, rispondo così, rispondo sempre allo stesso modo, ma va bene. Allora, vediamo un po' se è arrivata dalla posta. Ok, lei ci chiede, ho un fratello piccolo che ha sempre guardato i miei giochi. Che cazzo volete poi? Ma ancora, mi lasciate in pace. Non voglio caricarti di lavoro più di quanto, ma potresti farmi un favore veloce? Ho notato che il PC si sta comportando un pochino strano durante le semifinali l'ultima settimana. Potresti farci uno scan virus? Sono nervosa per le finali e non vorrei che mi uscisse qualche schermata blu. Ok. Top. Cioè, mi ha mandato Un lavoro da fare. Allora, praticamente sta parlando di un piccolo fratello che ha sempre guardato i miei giochi. Cioè, praticamente devo sostituire l'alimentatore e completarlo entro domani. Come cacchio faccio io entro domani a fartelo avere? Non ce la faccio. Non mi arriva il computer entro domani. Vabbè, comunque. Intanto applichiamoci a questo lavoro, adesso installa la memoria RAM, la mettiamo giustamente uno sì uno no, quindi, ma quanti slot ha sto computer? Ok, lo mettiamo qua, apri, ha solo 3 slot, no 4 ne ha, richiudi questo, ok, la inserisco qui, ok. Ok, la RAM è pulita, rimontiamo le parti del PC, quindi questo. Ok, me l'ho già avvitato, ok. Cavi, è già collegato, ok, power on. Mi ha già collegato i cavi, quindi probabilmente ho già un potenziamento. Ok, aggiungere i nuovi programmi, devo inserire la chiavetta USB. Ma allora... questo c'è già, qui c'è già il piping, quindi il raffreddamento a liquido, un punto a cui non sono mai arrivato in gioco, però potete, diciamo, fare impianti customizzati. Ok, installa adesso. Allora, will it run it? Dovrebbe essere quello, credo. Beh, io gli installo Heart of Stone, no. E poi, ci sono anche Soccer, che è una sorta di, come si chiama, Rocket League.
Fortnite, ovviamente. Va bene, dai, restart now. Ok, ma l'altra tizia mi manderà il computer a breve o qui invece chissà che cosa serve. Allora, poi dovremmo anche fornirgli le... insomma, le periferiche, credo. Allora, Art of Stone. Ok, dai, sì, funziona, perfetto, dai. Ottimo. Tutto pronto? Perfetto. Stacca lì il PC. Glielo dobbiamo spedire, non so dove, qui, ok, bravi. Dovrei ricevere il PC della tizia domani, in transito, perfetto. Sono felice di sentire che stai meglio. Siamo eccitati dai Vandal che hanno raggiunto le finali di Art of Stone e vogliamo essere sicuri di portarci a casa la medaglia d'oro. Noi siamo big fan di Grash e lei si merita un fan dedicato... no, vabbè. Ci danno un Corsair HD 100 RGB LED, un case. Ok. Ah, ok, in pratica la Corsair vorrebbe che io montassi un case... a quell'altezza lì, insomma, vabbè. E lì abbiamo la deadline, ma non ce la faremo mai perché ovviamente bisogna fare molta attenzione in sto gioco perché la musica potrebbe essere questo qui. Ah, devo andare alla mail, è vero che dovevo consegnarlo. Go to PC. Ma scusami, l'ho completato. Ah, il PC sarà automaticamente raccolto alla deadline. Ah, ok. My old PC. Stanno arrivando un sacco di lavori, sempre più a indirizzo, diciamo, eSports. Allora, scusate, adesso mi sono un po' rotto le palle. Stop, un po' di silenzio. Perché poi potete mettere anche musica italiana, ve l'avevo fatto vedere forse negli scorsi video. Allora, diagnosi fix, next match. Come sta andando? Sì, va bene. Questo ci sta dando invece un lavoro, diagnosi e fix. Va bene, accetta. E tu invece? Io accetto tutto, ma va bene, dai. Questo? Devo cambiare l'alimentatore. Ok, allora diamoci un'occhiata, va. Ok. Si rimuove dall'altra parte. Mannaggia. Si rimuove da qui. No, da dietro, questo è vero. Mannaggia. Vabbè. Dai. No, dovrei mica smontare tutto. Mi sa di sì. Ho paura di sì. Smontare il cavo. Smontare anche gli altri cavi. Smontare questo. Smontare tutto. Tutta roba qua, mi piacerebbe anche capire cosa sto facendo dato che sto smontando tutto. Ok, sì, me lo toglio da solo. Allora, install power supply, cooler master bronza 650. Ok, vediamo allora. Cooler master, power supply, cooler master bronze 650, eccolo qua, $70. Ok, vediamo se possiamo volevo capire, facciamo la consegna il giorno stesso così ce lo ritroviamo già qua, perché salve. No, hanno già suonato, ok, prima non c'era sta cosa. Allora, è arrivato l'alimentatore, quindi montiamo l'alimentatore, power supply, questo, lo montiamo qui,
Ok. Ah, mi fissa già tutto lui. No, 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 no. Collega, collega. Cables. Collega. Sì, è comodo il fatto che me lo ricollega perché già l'altra volta era abbastanza scomodo. Allora, cable. Dobbiamo. Vabbè, magari funziona. Sì, magari mi ha già riconnesso tutto lui. Mi ha semplificato questa cosa anche se mi piaceva molto. Cosa devo fare di questo? Complete. Ok, perfetto. Posso montare il pannello? Qual era di questi? Ah, tutto era da montare. Ok. Monta anche di qua il pannello dietro. La pepa, il coso per la polvere, il dust filter. Tanto questo si monta indipendentemente. Place in delivery area. Ok, quindi direi che qua abbiamo fatto il PC parte. Lo appoggio lì. Vediamo se ho la mail da poter rispondere. In transit, collect. Ok, abbiamo completato la missione. Ok, quindi a questo punto quel PC lì deve essere pronto. Vabbè, andiamo. Ah, beh, hanno le finali. Ok. Quel giorno lì, ok. Adesso sono arrivati. Questo a posto. Questo è un altro. Diagnosi e fix. Quindi metti qui. Dimmi che work on this PC, cable, ok, me l'ha già collegato, appizza, accendilo. Ok, poi prendi anche questo, lo mettiamo qui, lavora al PC, cable, me lo accendi, ok, molte grazie. Questo perché non parte? No CPU found, ok, dobbiamo fare la diagnosi e direi che no buono il fatto che non rilevi la CPU, quindi iniziamo a smontare la CPU. La apriamo. E cos'è che è? È un Celeron G3009. Celeron G3009. Non ho letto esattamente quello che devo fare, ma non ha necessità di alcun tipo. Dovrei leggere bene le mail, ma vabbè. No, un'altra richiesta di Vandals? No. Grazie. Allora, CPU processor, Celeron G3009, eccolo qua. Acquista, tac, buy now. Sì, vabbè, spendo di più, ma chi se ne frega. Ok, Celeron. Allora, andiamo a mettere la CPU. Questo lo levo. Ne metto una nuova. CPU cooling, ma non ho appena comprato una CPU, scusami. Installa. No, infatti. Ah, mi ha rotto anche quello. Mannaggia. Ok. Mannaggia. Come si chiama? Mortoni Thermal 100. Devo buttare via altri soldi. Però facendolo veloce. Allora. CPU cooling. Mortoni Thermal 10 dollari più 100 di consegna per lo stesso giorno, ma vabbè, chi se ne frega. Lo faccio subito perché è solo per esigenze di video, eh. Poi ovviamente bisogna centellinare ogni cosa perché allora monta qua. Giustamente devo fare una cosa molto più interessante, mettere la pasta termoconduttiva. Se no, me lo monti? Perché me lo monti? Ma remove? Ah, devo chiudere questo, giustamente. Pensavo me lo chiudesse lui. Vabbè, questo è un orpello abbastanza inutile. Lo mettiamo così, colleghiamo il cavetto e dovremmo esserci. Avvia. E vediamo se funziona. No, c'è qualcosa che non va perché non gira la ventola. Ma vabbè. Me lo dà completo? Diagnosi and fix. No, dobbiamo fare una prova.
uso la chiavetta. Ok, installa System Info. Vediamo un po' che altro c'è. System Info, Virus Scanner. Però non gira la ventola, quindi non lo so. Non so che cavolo succeda. No, System Info. Perfetto, riavvia il PC. No, anzi, riavvia il PC. Sì, adesso, così almeno intanto guardiamo anche l'altro. L'altro che problema ha? Upgrade graphic card. Ok, allora una GTX 750 al minimum spec. Non lo so. Allora, vediamo un po'. Tac, minimum spec, quindi Wired Run. Ok, lo sta installando. Restart, yes. Intanto torniamo di qua e facciamo lo scansione. Ma non va la ventola, perché? CPU. Le temperature, oddio, sono un po' altine, però cacchio c'è che non va. Diagnosi and fix. Ma che cacchio c'ha sto computer che non va? Boh, vabbè, mi toccherà a rinunciare. Allora, abbiamo detto, questo ha GTX 750. Allora, vediamo un po'. Art of Stone non funziona, richiede una Radeon R9 370. Ok, allora AMD Radeon, facciamo, cos'era, R9 370, questa. Ok, ordina subito, perché adesso io voglio montarla, rispedire il PC e chiudere subito la settimana per vedere un attimo che cosa succede alla fine della settimana, insomma. Allora, graphic card. Ah, devo smontargli anche il secondo slot. Sì. Perfetto, avvia. Intanto installo anche la parte del PC. Può completare l'avvio del gioco. Art of Stone, direi proprio di sì. Non è nei raccomandati, ma lo voleva del minimo, quindi direi che il PC è bello che pronto. Lo poggio lì, vediamo se possiamo accettare adesso un'altra. No, non mi interessa. Allora, bisogna andare su collect, vediamo se ma scusami, questo qua è pronto. Scusa, no? Sì, va bene. 5-8. Niente, andiamo avanti, perché mi sa che era già scaduta come richiesta. Ok. Guardiamo come funziona il giorno delle finali. Prendi un respiro profondo, è il giorno del match. Questo è il tuo spazio del backstage, dove puoi guardare e potenziare i PC dei giocatori. In questo giorno, in questo stage, le porte apriranno presto, non sei pronto, porta il computer, dovrai lavorare in un tempo limite, quindi tieni un occhio al... Ok, vediamo un attimo cosa succede, perché questo... Ciao ancora. Sì, va bene, abbiamo 9 minuti. 9 minuti per fa che...
Ah, ok. Qua si deve montare il PC della gente. Figo. Dove glielo devo montare? Scusate. Upgrade a 2 terabyte di storage. Ho capito, ma io dove la prendo la roba, scusami. 2 terabyte, eh? Non abbiamo niente di terabyte. Mamma mia, quanta roba c'è. Devo ordinarla. 2 tera. Storage, non mi ha detto niente, io gli metto 2 tera. Però l'M2 non lo posso mettere così leggero. Un tera. Cioè, ma esistono degli SSD qui da 2 tera? Facciamo 2 2T. Molto questo. Ok, arrivano già subito così. Ok, posso montare i 2 tera? Storage. Dimmi di sì, dai. Avete lo spazio per gli hard disk, vero? Lo smonto anche questo, mi sa. Dimmi che posso montarlo lì, ti prego. No! Non venderlo. Mannaggia. No, va sotto, sotto qui. No, scusami, smonta questo. Ok, montalo lì. Perfetto, mettilo via. Close, drive bay. Ok, rimonta la parte dietro. Ok, direi che abbiamo fatto, no? Ok. Setup PC on stage. E dov'è lo stage? Ok, collega tutto, accendi. Ma dov'è lo stage però? Cioè, interessante sta cosa però. Ah, di là. Ok, il PC funziona, andiamo. No, scusami, il PC è pronto. Preparing arena. Va bene, il PC on stage, ma dove lo metto il PC on stage? Scusami, adesso fammi vedere. Ok. Va bene, questo è il mio PC e sono d'accordo. On air. Use mobile, finished. To set the PC on stage. Yes. Sì, ok, perfetto. Bisogna andare sul 4 minuti. Ok, possiamo andare. Prendi il PC, andiamo. Allora, pronto. Collega i cavi. Adesso qua invece devo collegarli io. Cioè, poi i microfoni devo installarli anche. Start. Perfetto. Finito. Via. Ok, gli ho anche installato le cose. Vediamo adesso come renderà il nostro giocatore di Heart of Stone. Match in progress, vediamo. Vandals contro i Dragon, vediamo, godiamoci questa cosa. Abbiamo vinto, grandissimo, abbiamo guadagnato i primi
Ok. Possiamo rimanere con i Vandals o andare di là? Io direi rimango con i Vandals. E ci hanno dato una maglietta. Prossima settimana si giocherà a Fortnite. Allora ragazzi, questo è sicuramente un DLC molto carino, che diciamo cambia un po' il gioco. Sarà da vedere un attimo come funzionerà il discorso dei lavori normali con gli sport, ma mi sa che è proprio un gioco a parte. Quindi, ah, mi hanno messo nel gruppo di WhatsApp qua di sia il gruppo di Corsair, poi ho il gruppo dei Vandals e poi c'è un altro tizio che mi sta cercando per lavorare insieme. No, dovrebbe essere sempre di Vandals. Bene ragazzi, questa è l'espansione di eSports di PC Building Simulator. Fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima. Ciao ciao.